La situazione attuale della xylella in Puglia è quella che di fatto si è accertato che sta avanzando o sta galoppando verso nord. Il ritrovamento di nuovi focolai e piante infette sulla zona di contenimento dimostra proprio questo, che probabilmente dimostra ancora di più quanto è grave la situazione, e l'unico modo per cercare, senza avere comunque la certezza, di fermare l'avanzata è quella di eliminare le piante infette in modo da ridurre la quantità di inoculo sul territorio e quindi sottrarre l'inoculo all'insetto vettore, che è quello che di fatto trasferisce il batterio da una pianta ad un'altra. Sicuramente oggi le uniche armi dettate, diciamo, dalla scienza sono quelle di eliminare le piante infette e sicuramente cercare di controllare il vettore, che può essere fatto benissimamente con le buone pratiche nel momento in cui il vettore è ancora allo stadio giovanile, quindi sulle erbe spontanee, e quindi con le trinciature e con le arature superficiali che consentono di abbattere una percentuale enorme dell'insetto vettore e quindi di ridurre anche per questo motivo l'avanzata del batterio lungo il territorio. Il punto più a nord è stato Rosa Marina, dove sono state estirpate le piante infette trovate, e siamo praticamente alle porte della provincia di Bari, e questo fa sicuramente allertare e deve far allertare l'olivicoltura barese, che è oggi fondamentale anche per la produzione dell'extravergine di oliva pugliese e ovviamente nazionale. Siamo arrivati alla quinta edizione quest'anno di questo appuntamento, per noi molto importante. Il tema dei convegni è sempre legato sia a quello che è la produzione o quelle che possono essere gli aiuti per la produzione di qualità, ma anche all'innovazione. Difatti il nodo cruciale di quest'oggi è proprio legato a una nuova produzione, cioè, o meglio, dei nuovi macchinari in collaborazione con l'Università di Bari, nella realizzazione dell'estrazione dell'olio con gli ultrasuoni. Questa sarà una particolarità che verranno a presentarci in corso di studi, perché in realtà non hanno ancora terminato l'approfondimento degli studi su questa tipologia, però i risultati da laboratorio stanno dando soddisfazioni. E chiaramente il fatto di non caricare di temperatura ovviamente l'estratto fa sì che l'olio riesca a essere ancora in maniera qualitativa superiore anche a quelle che sono le estrazioni ultimamente effettuate, che sono un attimino riscaldano il prodotto, quindi comunque sì, è di qualità, ci mancherebbe altro, assolutamente sono studiati per questo, ma il fatto di avere un'estrazione ancora più a basse temperature fa sì che le proprietà organolettiche dell'olio rimangano immutate, oltre chiaramente ad avere poi per tutta la presenza di aziende che si occupano e aiutano gli agricoltori in quello che sono la difesa fitosanitaria in ambito di terreni e soprattutto anche la concimazione e la preparazione dei terreni con nuove iniziative e nuovi prodotti, in modo da poter far sì che si possa arrivare sui mercati sempre con dei prodotti con un basso tasso di inquinante, perché comunque alla fine il problema rimane sempre quello: presentare un prodotto qualitativamente superiore rispetto alla concorrenza. Allora queste aziende, che per fortuna seguono le nostre indicazioni, perché comunque sia la nostra richiesta è: avete dei prodotti che possiamo presentare innovativi, che possono aiutare gli agricoltori del settore, in questo caso dell'oliva, ad essere più presenti sul mercato con un prezzo più equo rispetto a quelli che sono i loro sforzi? Perché il problema rimane sempre quello: ingerenza di prodotti che vengono principalmente dall'estero ammazzano il mercato e non permettono all'olio di qualità di emergere come deve essere. Questo è il principio che ci siamo dati, e per fortuna siamo arrivati al quinto anno, riusciamo a seguire questa linea, e per fortuna ancora, devo dire fortuna relativamente, perché stata la seconda edizione, diciamo, non è proprio tanta fortuna che siamo arrivati alla quinta, è proprio capacità, però non sono io che lo devo segnalare, ce lo dico, mostrano i fatti, i dati e le presenze. L'appuntamento di oggi è rivolto all'olivo, all'olivicoltura. L'evento è organizzato dall'Associazione Evento di Maestrale con il patrocinio dell'Ordine degli Agronomi, Periti Agrari, Accademia dei Gergofili, Accademia delle Scienze, in pratica il centro di ricerca dell'olivo e dell'olio. L'evento è il doppio evento, è organizzato per sensibilizzare a quella che è la cultura agricola, quindi alla tecnica, alla tecnologia, all'innovazione, a quelle che sono le normative, quindi sono tematiche inerenti ai due settori, olivo e vite da vino. In pratica è rivolto alle aziende, ai professionisti, a tutti gli addetti al settore.
Oggi si parlerà tra le diverse tematiche, oltre alla difesa fitosanitaria, parleremo di emergenza importante che è quella della xylella, il fenomeno della xylella che purtroppo, nostro malgrado, procede e continua nel suo duro e difficile percorso per noi agricoltori, noi aziende, noi professionisti, noi agronomi, e quindi è un'emergenza che bisogna far fronte. Poi oggi avremo con noi la dottoressa Clodoveo, che ci parlerà di un'innovazione davvero interessante, l'estrazione dell'olio con ultrasuoni, un brevetto che è in pratica dell'Università di Bari e del Politecnico e che sta avendo un grande riscontro anche intanto dal punto di vista innovativo, ma anche commerciale, perché si prospettano grandi prospettive per questo prototipo.